L'oggetto numero 3, richiesta di porre in essere tutte le azioni idonee anche rivolte al Governo centrale al fine di garantire il pieno sostegno ai comuni colpiti e la necessità di predisporre investimenti volti a fornire adeguata soluzione strutturale al fine di monitorare le zone più esposte a calamità naturali mitigando il rischio idrogeologico. Gli interroganti, il consigliere Pastorelli e la sottoscritta, primo firmatario Pastorelli, prego a lei per l'illustrazione. Sì, grazie Presidente Fioroni, la ringrazio anche per aver sottoscritto la presente interrogazione. Lo scorso 23 giugno 2023 una violenta bomba d'acqua, ricordo, della durata di 12 minuti, nei quali sono stati scaricati 220 mm di acqua, ha colpito l'area del fiume Tescio, situato tra la zona delle Cascatelle di Assisi e il ponte di Bastiola e Bastia Umbra, provocando esondazioni che hanno arrecato gravi danni e messo a rischio la sicurezza dei residenti locali. Posto che nei giorni di, purtroppo tra venerdì 3 novembre e domenica 5 novembre scorsi, le violente ed imprevedibili piogge, anche in questo caso, hanno provocato frane, smottamenti, strade interrotte, alberi caduti ed inondazioni che hanno colpito sia le già interessate aree limitrofe dal Tescio, sia diverse frazioni del territorio nocerino, tra le quali le zone più colpite risultano essere Molinaccio, Gaifana, Montecchio, Ponte Parrano, Isola, Boschetto e nella frazione Le Molina. Il Caldognola, che è un affluente del Tupino, è straripato, quindi allagando strade e scantinati. La problematica dei danni causati dalle esondazioni di diversi corpi d'acqua, verificatasi a seguito del repentino peggiorare delle condizioni meteorologiche, è già stata in precedenza oggetto di attenzione da parte dei consiglieri della Lega con l'interrogazione numero 1810. Le recenti emergenze a Sisane e Nocerine appaiono essere la dimostrazione lampante di quanto i territori in oggetti siano tra loro attigui, tanto che nelle esondazioni del Caldogno, l'avvenuta a giugno, e negli scorsi giorni tra venerdì e domenica, quindi 3 e 5 novembre, se ne è verificata una medesima per il Tescio, arrecando gravi disagi alla popolazione sia in termini di danni subiti sia per quanto riguarda l'isolamento di alcune specifiche zone. Ancora oggi, infatti, famiglie nocerine residenti in aree più montane risultano essere prive della fornitura di energia elettrica, ecco, quantomeno alla data di deposito dell'interrogazione, e quindi subiscono gravi disagi alla viabilità rurale, risultando essere difficilmente quindi raggiungibili, soprattutto qualora ci si vedesse costretti a fronteggiare eventuali richieste di pronto soccorso. Il nostro plauso comunque, che è indiscusso, è rivolto a tutti coloro che sono intervenuti tempestivamente nel prestare i primi soccorsi e nel rimuovere gli ostacoli al fine di ripristinare la viabilità ordinaria, quali i vigili del fuoco, la polizia locale, la protezione civile e tutti i volontari intervenuti. Ecco, tutto ciò premesso, intendiamo interrogare la Giunta e l'assessore di riferimento per sapere se intende procedere ad un'operazione di mappatura e monitoraggio nelle aree più a rischio, sia per quanto concerne le aree limitrofe ai fiumi Tescio e Caldognola, sia in estensione a tutto il territorio regionale, e con quali modalità e tempistiche intende provvedere alla pulizia dell'alveo dei corsi d'acqua dalle centinaia di tronchi e di alberi caduti che ne ostruiscono il corso, se intende quindi porre in essere tutti gli strumenti idonei anche presso il Governo centrale al fine di reperire le dovute risorse per i comuni colpiti dalle recenti sondazioni affinché abbiano le risorse necessarie a sostenere le famiglie e le attività residenti che sono state colpite. Si intende stanziare risorse al fine di fornire un'adeguata soluzione strutturale a far fronte agli interventi di ordinaria manutenzione, garantendo al contempo l'adattamento e la mitigazione del rischio idraulico. Grazie Presidente. Grazie consigliere. Prego Assessore Melasecche. Bene, il tema è abbastanza complesso e articolato e presupporrebbe qualche minuto in più di quelli che mi sono concessi. Quindi intanto do qualche informazione che credo che sia di assoluto interesse per l'interrogante e per i comuni interessati. Poi se ho tempo leggo anche l'atto predisposto dalla struttura. Ricordo intanto che ero sul posto la mattina successiva sia a Bastia il giorno 24 che poi ad Assisi per condurre al meglio le operazioni e per verificare i danni e rendermi conto delle necessità delle popolazioni.
Mi sono successivamente adoperato con il Dipartimento Nazionale Protezione Civile, una volta che ad avvenuto sopralluogo dei tecnici nazionali, unitamente a quelli dei comuni e della regione, lo stesso Dipartimento non ha ritenuto ricorressero le condizioni per dichiarare lo stato di emergenza. Questo nel cercare di poter utilizzare alcune somme pervenute nel frattempo per interventi relativi agli anni trascorsi, oltre che per meglio strutturare la dotazione della colonna mobile della Regione dell'Umbria, anche per venire incontro alle esigenze di comuni danneggiati dal recente alluvione a cui fa riferimento l'interrogante. Quindi annuncio che circa 200.000 euro su rendicontazione delle somme spese in emergenza potranno essere messe a disposizione dei comuni interessati. Non solo, la legge regionale sulla protezione civile, che da 2 anni sto cercando di portare all'approvazione del Consiglio regionale, ma che per ragioni di bilancio non è stato fin qui possibile portare alla definizione, sta finalmente riprendendo il suo iter. Siamo riusciti come giunta, grazie ad una parte di maggiori introiti dei cosiddetti canoni idrici, esattamente 700.000 euro l'anno, a poter far fronte per il futuro alle non poche richieste di intervento intermedie, quelle di competenza regionale, fra quelle che grazie alla dichiarazione dello stato di emergenza diventano di competenza nazionale e quelle minori che riguardano la responsabilità dei singoli comuni. Stiamo valutando anche la possibilità di inserire nella legge una norma transitoria che consente di utilizzare retroattivamente parte di quella somma per gli avvenimenti alluvionali accaduti nel corso di quest'anno. Prego l'Ufficio di Presidenza e tutti i consiglieri affinché tale legge possa avere un iter più sollecito possibile, in modo tale da dotare finalmente la Regione dell'Umbria di uno strumento agile e di grande concretezza per dare, per quanto possibile, risposta ai nostri territori in questa nuova fase in cui i cambiamenti climatici rendono l'Umbria regione sempre bellissima, ma particolarmente fragile. Nel corso di vari sopralluoghi che ho fatto insieme ai sindaci di Bastia e d'Assisi, ho anche rilevato una quantità enorme di legname depositato dopo l'alluvione del 23-24 giugno, che ha portato alla esondazione del Tescio, legname anche di dimensioni rilevanti che staziona oggi sulle sponde del fiume e che potrebbe, nel malaugurato caso di un'altra alluvione rilevante, diventare un pericolo ulteriore. Quindi, per ragioni di sicurezza, ma anche per la migliore fruizione di quei luoghi, la Giunta ha stanziato una somma con il prossimo bilancio preventivo che verrà all'approvazione dell'Aula entro poche settimane, la somma di 100.000 euro proprio per intervenire quanto prima per asportare in modo corretto gran parte di quel materiale. Abbiamo già contattato l'AFOR per esperire un intervento diretto che sto seguendo personalmente affinché ci sia un intervento risolutivo e che porti ad eliminare questa quantità enorme di legname depositato. Ricordo che abbiamo anche una convenzione con i Vigili del Fuoco, 40.000 euro l'anno, piccola somma, ma che consente comunque di intervenire per i grandi tronchi che si trovano nel corso del fiume. E il tempo ormai è scaduto, ma posso consegnare a lei, consigliere, a chi è interessato, la risposta più puntuale, per quanto riguarda il punto 1, la mappatura e il monitoraggio delle aree più a rischio, 2, modalità tempistiche per la pulizia dell'alveo, 3, tutti gli strumenti idonei presso il governo centrale e infine stanziare le risorse a livello regionale, che ho già risposto con l'approvazione, mi auguro quanto prima, della nuova legge regionale sulla protezione civile. Grazie Assessore, prego Consigliere Pastorelli. Sì, prendo volentieri la copia dell'appunto Assessore e la ringrazio
ovviamente per la sua solerte anche attività appena diciamo il giorno dopo, la mattina dopo, appena gli eventi. Avrei magari gradito partecipare con lei al sopralluogo, magari la prossima volta se ne ricorderà di fare uno squillo al suo capogruppo. Ma vengo e io sono abbastanza robusto, posso aiutarla bene anche magari a togliere qualche tronco di albero, ecco, quindi apprendo quindi con favore anche diciamo l'impegno immediato di stanziamento sul bilancio di previsione delle somme che ci permetteranno di dare quantomeno delle risposte, ecco appunto più di 200.000 euro quasi nell'immediato. E sono d'accordo con lei che dobbiamo velocizzare quindi l'iter della legge sulla protezione civile, ma sono ampiamente sicuro che il Presidente Mancini se ne farà carico in commissione come ha fatto sempre con tutti gli altri atti, e saremo tutti veloci nel portarla a terra. Ecco, sì, la Convenzione dei Vigili del Fuoco, Assessore, siamo una delle poche regioni, se non l'unica, adesso non ricordo bene, che ha questa convenzione con i Vigili del Fuoco per intervenire nell'immediato. Restano comunque alcune criticità sollevate dai residenti. Io ricordo che a giugno le feci vedere questa foto dove poi sono stati fatti dei sopralluoghi anche da parte dei geologi della protezione civile, per i quali al momento non hanno ravvisato problemi di stabilità dell'abitazione, ma evidentemente la preoccupazione della famiglia, che dobbiamo anche comprendere per eventi futuri, magari intervenire con attività di prevenzione, non so, io lo ripeto, lo dissi anche a giugno, luglio, quando abbiamo fatto l'interrogazione, con delle palizzate per poter quindi permettere far sta più tranquilla la famiglia, mi sembra anche un intervento di buon senso. Ecco, quindi sono a chiederle questo tipo di interventi, Assessore, e sono sicuro che lei se ne farà carico e porterà avanti le nostre istanze. Grazie. Grazie consigliere, passiamo all'oggetto numero 4, progetto di adeguamento del ponte sul Tevere di Montemolino, interroga il consigliere Bettarelli, prego. Grazie, l'interrogazione torna con un argomento che in quest'Aula già è stato dibattuto, sia per quello che riguarda il piano degli investimenti che per l'attenzione che era stato portato su questo tema dalla ex collega Francesca Peppucci. Parliamo quindi del ponte di Montemolino, un'opera infrastrutturale importante che ha qualche secolo, siamo nel 1280 circa quando viene realizzato, e collega in modo particolare il territorio del Tuderte con quello di Marsciano. Questa è un'arteria ovviamente importantissima per questo territorio, per arrivare all'ospedale di Pantalla, e si calcola un flusso veicolare di circa 3.000 veicoli al giorno. È del tutto evidente quindi l'importanza di questa struttura e la sua manutenzione, nonché consolidamento, proprio perché è un'opera piuttosto datata e anche con un certo valore architettonico. L'opera ovviamente è stata attenzionata nel corso degli anni, sono stati necessari diversi interventi di manutenzione e di consolidamento, e fino ad arrivare agli ultimi anni in cui proprio anche in quest'Aula è stato predisposto e poi previsto nel piano degli interventi di messa in sicurezza stradale per l'annualità 23-24, a fronte di un finanziamento di 12 milioni, è stato previsto un intervento per 4 milioni e 8. Tutto questo non è arrivato, come dire, dal niente, c'è stata tutta una serie, dicevo, di passaggi anche in quest'Aula, in commissione, nel corso quindi del mandato della Presidente Tesei. Si era messo mano, a partire da, dicevo, dagli anni passati, anche con la provincia in collaborazione, una serie di studi di fattibilità e di soluzioni progettuali, penso in modo particolare al 2017, anche attraverso atti ufficiali della provincia redatti dalla consigliera Borghesi. Siamo arrivati a gennaio 2019, quando l'allora giunta Marini aveva dichiarato la propria intenzione, proprio
manifestarsi di inserire nel piano pluriennale delle opere pubbliche e le cifre necessarie al rifacimento di questo ponte, per arrivare, dicevo, all'attualità in cui, con la delibera di giunta che sopra citavo, sono state stanziate delle risorse. Il punto è sul cosa fare per mettere in sicurezza questa struttura. Le soluzioni sostanzialmente sono tre: una prevede l'adeguamento e sostituzione totale, una seconda soluzione prevedeva la realizzazione di un nuovo ponte in variante al tracciato attuale, mantenendo il ponte esistente con funzione di accesso locale, la terza soluzione prevedeva la realizzazione... La terza soluzione prevedeva la realizzazione di un nuovo ponte in variante al tracciato attuale. Sta di fatto che nella sostanza, nonostante le molteplici indicazioni arrivate dal territorio, dagli amministratori, ma anche dai pareri che c'erano rispetto appunto agli studi fatti in collaborazione con la provincia, l'amministrazione regionale ha pensato di produrre un elaborato ed un progetto, che poi se vorrà l'assessore insomma ci spiegherà nella sostanza, ma che il quale progetto sostanzialmente, dati alla mano, risulta aver ricevuto un doppio parere procedimentale negativo, quindi la non autorizzazione da parte della soprintendenza per l'adeguamento di ponte di Monte Molino, appunto per in quanto interventi non compatibili con i valori storico architettonico e paesaggistico oggetto di tutela, traducendosi in un rifacimento che inevitabilmente restituirebbe un'immagine diversa, poiché non autentica e non coerente con quella pur parzialmente manomessa, ma pressoché compiuta, storicamente consolidata per forma, dimensioni materiali e tessiture materiche e cromatiche del ponte esistente. Quindi, a fronte di questa premessa, e credo di essere stato soft nella, un po' lungo, ma soft nella illustrazione, quello che chiedo all'assessore e che mi interessa, al di là delle polemiche che anche a mezzo stampa sono uscite, è come intende procedere questa amministrazione regionale rispetto ad un progetto finanziato che ha ricevuto un parere non autorizzativo, quindi un parere contrario da parte della soprintendenza, e quindi ad oggi come si intende porre soluzione alle opere che sono assolutamente necessarie per la sistemazione / rifacimento del ponte di Monte Molino. Grazie consigliere, vicepresidente, prego assessore Melasecche. Ho una relazione abbastanza lunga di 4 pagine che non posso leggere vista la brevità del tempo a disposizione, quindi comincio dal fondo per rispondere al consigliere Bettarelli. La logica di questa giunta è la logica del buon governo, vuol dire che nel caso specifico noi abbiamo come obiettivo la manutenzione straordinaria definitiva del ponte, il mantenimento della sua funzionalità. Non è un edificio, ma è un ponte. Chiuderlo senza manutenzione, nel comprometterne nei decenni la sua stessa esistenza, è una scelta secondo noi sbagliata. Noi intendiamo quindi con la massima celerità possibile arrivare alla soluzione del problema con il minor consumo di suolo, e Bettarelli, uomo sensibile sicuramente a questi argomenti ambientali, sicuramente sarà d'accordo con me nella soluzione che stiamo perseguendo. Soprattutto minor consumo di risorse pubbliche, per andare a realizzare un nuovo ponte, realizzando nuove strade, facendo nuovi espropri, perdendo altri 5 anni, non è la soluzione migliore. Quindi informo con piacere il consigliere Bettarelli che abbiamo avuto dei nuovi incontri e, non arrendendoci al primo problema, stiamo riflettendo con serenità con il Ministero e con la Soprintendenza per giungere ad una soluzione condivisa sulla linea della filosofia che ho annunciato. Quindi in queste ore non posso dare una risposta definitiva, semplicemente
perché sono in corso questi incontri, ma ritengo che ci sono le condizioni per dare soddisfazione alle popolazioni, a tutto il territorio, Comune di Todi, Comune di Monte Castello Vibio, al comitato pro ponte, e che in qualche modo intende affrontare il problema e risolverlo nel modo migliore. Aggiungo, conservando sia la parte muraria che non si va a toccare, sia conservando in loco la parte metallica, che però va necessariamente irrobustita per consentire di eliminare l'attuale semaforo, che non consente una fruizione efficiente del ponte ma solo con senso unico alternato. Questo darà la possibilità di mantenere nei decenni e decenni l'attuale ponte, mantenere paesaggisticamente i luoghi come sono, evitando di andare ad creare ulteriori strutture, altro cemento armato, altro, ripeto, consumo di suolo, cosa che sicuramente il consigliere Bettarelli non vorrebbe. Quindi, dato i tempi ristretti, consegno anche a lui la nota che i tecnici mi hanno dato, che magari aggiungerò con ulteriori recentissime informazioni, che sono quelle che ho dato all'inizio. Cioè una nota positiva, perché finalmente, visto che le precedenti amministrazioni in cui il consigliere Bettarelli si ritrovava politicamente non sono riuscite a risolvere questo problema, noi, con piacere, lo annuncio, lo stiamo risolvendo. Grazie. Grazie assessore, prego sì. Consigliere Bettarelli. Sì, le precedenti amministrazioni interventi di manutenzione li avevano fatti, e su una cosa le voglio dare atto, l'ho messo in maniera simpatica, proverò a fare non altrettanto perché lei è irraggiungibile, ma quando parla di risparmiare risorse economiche e risparmiare suolo, mi sembra che ci sia riuscita alla perfezione, visto che il progetto è stato bocciato, quindi non se ne fa niente, no? Più risparmio di questo credo che non ci possa essere, al di là delle battute. Quindi mi sembra di intendere che la volontà ferma, poi la ringrazio perché mi fornirà il materiale elaborato, è quella di insistere sul progetto che già una volta è stato bocciato dalle due soprintendenze. Credo che errare umano, perseverare diabolico, io non so quanto sia utile e funzionale continuare a insistere sulla stessa strada. Lei mi ha detto che ci sono delle interlocuzioni, sicuramente sì. Queste interlocuzioni mi auguro che almeno risolvano parzialmente il parere negativo, che già, ripeto, che già c'è stato, e che un qualche tipo di intervento almeno migliorativo si possa fare. Mi auguro, e concludo davvero, che l'intervento sia migliorativo se e quando ci sarà, e che sia anche risolutivo. Questo credo che sia del tutto evidente, quindi non un accontentarsi di fare un qualcosa, tanto perché ormai le risorse sono state impegnate e il progetto è quello, non c'è la volontà politica, amministrativa di cambiare il progetto, ma ripeto, almeno fatto salvo il fatto che non condivido l'impostazione e l'approccio iniziale, ma almeno mi auguro che in questi mesi, questo anno che ci separa dalla fine, insomma, di questo mandato, una qualche soluzione risolutiva si possa trovare. Grazie.